l'Asia è certamente il continente dove noi cappuccini stiamo crescendo maggiormente. Ci sono due conferenze, quella della CCMSI che riguarda l'India e la PACC che è tutta la parte più orientale. Il Consiglio Generale ha già incontrato quelli dell'India e questa era la volta di incontrare gli altri confratelli dell'Asia. E una settimana insieme è stata un'occasione veramente ottima per conoscere un po' più in dettaglio le situazioni. E per me personalmente è stato importantissimo riuscire a capire come questa conferenza ha delle realtà in se stessa diverse. Ci sono delle province che stanno crescendo, sono quelle dell'Indonesia e anche quella delle Filippine. Ci sono altre situazioni che crescono molto lentamente perché si trovano in un ambiente che è o musulmano come la Malaysia o per esempio buddista come la Thailandia e altre realtà ancora dove la crescita è minima o non ci sarà crescita come il Giappone, la Corea del Sud, la Nuova Zelanda. Quindi prendere atto di quello che stanno vivendo i frati, incoraggiarli, sentire da loro quali sono le loro sfide, questo è il senso di questi incontri. Ed è stato anche molto bello parlarci del dialogo che possono avere e vogliono avere con il mondo circostante. Ma questo ci ha aiutato anche a comprendere che noi vogliamo il dialogo, però noi come cristiani nel mondo asiatico, noi siamo una religione estranea. Quindi anche questo è stata una presa di coscienza che noi continuiamo a proporci per il dialogo, però sapendo che delle difficoltà reali che accompagnano questo dialogo. E per me stesso è stato importantissimo anche prendere coscienza che noi in Europa stiamo entrando sempre più in una situazione molto simile, cioè il cristianesimo rimane una religione estranea, cioè il nostro riferimento è il cielo, il nostro riferimento è altrove. Ogni volta che cerchiamo di, come dire, di mettere le radici qui in terra, di avere potere, siamo fuori strada. Quindi abbiamo potuto portare qualcosa coi fratelli e nel medesimo tempo, dialogando con loro, abbiamo ricevuto. Quindi sono molto grato, anche molto grato come i fratelli di Medan ci hanno accolto, hanno creato un clima fraterno molto bello. Il luogo è un luogo specialissimo, qui a Nagahuta uno si sente, come dire, di casa, quasi in un giardino terrestre molto ben tenuto, con tutta l'attenzione. E questo forse è una delle caratteristiche, no? Delle persone dell'Oriente, sono piene di attenzione, ti fanno sentire a casa, ti seguono in tutto. Quindi anche queste sono, come dire, abbiamo potuto assaporare anche la cultura, no? Effettivamente le culture sono diverse, mentre noi, almeno io europeo, ho la tendenza ad andare diretto, di dire le cose come stanno, in queste culture ci si va con molta più delicatezza. Io ringrazio proprio il cielo per questo momento di incontro che abbiamo avuto ed è stato arricchente per ambedue le parti.